Lavorare chiaramente con attori del calibro di Picchio, di Pierfrancesco, è un regalo di questo mestiere. Io sono felicissima. C'è bisogno di celebrare l'amore in tempi bui. A volte è sacro ed è importante. Sono riuscita, per esempio, a superare un mio limite. Quello a volte forse di credere poco in me stessa. Per noi attori in realtà cambia poco perché vince il personaggio, vince la sceneggiatura. Se è una bella sceneggiatura, ecco, tu l'hai visto, ma magari il film francese non è stato proprio, non come Quasi Amici, che magari è un film che è stato più popolare, allora ti dà la possibilità di aggiungere qualcosa di nuovo, raccontare qualcosa di nuovo nell'affrontare il personaggio. In questi giorni ho avuto fatica magari a fare il post dicendo venite al cinema, dai, ridiamo tutti insieme. Poi dopo, ieri sera, ho detto ma io questo scoglio lo devo affrontare comunque perché domani mattina il mio dovere è portare avanti il nostro lavoro e soprattutto accendere una luce di speranza laddove c'è il buio della violenza e potersi permettere nella tragedia, nell'angoscia, 2 ore, 1 ora e mezza, 1 ora di distrazione, non deve farci sentire in colpa. Piera ed è un'attrice, una persona chirurgica, precisa, che non ti faceva mai scappare da te stesso, cioè ti guardava e tu non gliela potevi raccontare a Piera. Come nel film Sì, proprio. esatto. E quindi mi ricordo che lei aveva capito che io in quel periodo sono insomma molto innamorata, molto in un momento, ecco, positivo da questo punto di vista e abbiamo parlato a lungo dell'innamoramento e dell'amore. Quindi me la porto dentro così, Piera, con amore. No, non posso parlare male degli assenti, se fosse stato presente, guarda, te l'avrei anche detto. Io quando Riccardo Milani mi ha chiamato proponendomi questo ruolo e mi ha detto, Gianni, poi farà Pierfrancesco Favino, ho detto, ah, vabbè, vengo, cioè, perché insomma, lavorare chiaramente con attori del calibro di Picchio, di Pierfrancesco, è un regalo di questo mestiere, io sono felicissima. Guarda, queste sono domande perché me le dovete mandare il giorno prima per rispondervi. Non si finisce mai di superare i propri limiti. Io ti posso dire quali erano i miei limiti, per esempio, mentre preparavo questo personaggio. Io non sapevo giocare a tennis e non sapevo giocare a tennis in carrozzina, che è molto difficile. Sono riuscita, per esempio, a superare un mio limite. Quello a volte forse di credere poco in me stessa, no? Di dirmi, ah, non so se questa cosa me la merito, ah, non so se questa cosa la posso fare. Invece poi dopo, alla fine, in qualche modo, con l'impegno ce la faccio. No, io ho ceduto i miei capelli all'arte. Quando ho visto Diabolik la prima volta, ho detto, la prima cosa che ho scritto ai manetti, il primo messaggio che io ho scritto è stato, ok, non mi sono decolorata i capelli invano, cioè che per me era molto importante, come puoi immaginare. Innanzitutto che ci sia un movimento di consapevolezza del valore delle nuove generazioni che per me è di grande ispirazione e che apprezzo molto. Io ho iniziato, diciamo, non dando peso ai pregiudizi che magari ogni tanto potevano esserci, cioè facevo finta di niente, ecco, faccio finta di niente, ma è un po' come Chiara, no? Però poi seguo la mia passione, seguo il mio cuore e soprattutto l'affetto del pubblico che è quello che in questi 15 anni mi ha sostenuto e dato veramente tanto. Bisogna mettere al centro sempre l'essere umano, ma che non si possono ignorare le diseguaglianze, che ancora ci sono e che non si può, colpevolizzare l'educazione di un maschio che comunque è stato educato nei secoli al machismo, alla performance. Cioè, questi maschi, ma quando è che gli abbiamo permesso di piangere, di essere fragili senza giudicarli? E allora passa anche attraverso il nostro sguardo verso l'altro.
Una parola che usava sempre mia nonna Angelina, quando finiva una cosa, che fosse da cambiarmi il pannolino a togliere la polvere sopra i mobili, quella che nessuno, diciamo, di noi donne di oggi, diciamo, si preoccupa, secondo me, di togliere, ma lei la toglieva sempre, o metteva la pasta nel piatto. Quando lei concludeva un compito della sua vita, diceva sempre: "A così". E a me mi dava energia questa cosa che diceva mia nonna, e allora ho scelto di dedicarglielo sempre, perché è giusto anche onorare chi c'è stato prima di noi, e allora è un omaggio a mia nonna. Come visto nelle foto, non mi ha accompagnato mio papà, ma mio fratello, perché mio papà stava male. E quindi io, un po' prima di, diciamo, andare, di uscire, sentivo questa mancanza ed ero molto emozionata. Anche nei giorni precedenti abbiamo pensato forse di rimandare tutto. Come si fa a gestire questa cosa, questa preoccupazione? E poi invece, nel dolore e nella difficoltà, ho scelto di celebrare comunque la vita, non perché non mi importasse di mio padre, che ovviamente è mio papà e che non stava bene, ma perché c'è bisogno di celebrare l'amore in tempi bui, come questo è un momento buio, come questo è un momento di dolore. Nel dolore accendere la fiamma dell'amore, accendere la gioia dell'amore, a volte è sacro ed è importante. E allora mi sono vissuta quella giornata con grande gioia e grande amore, ma sono fortunata perché ho accanto una persona che vale la pena, ecco. Nessuno ovviamente può costringere nessuno ad andare al cinema, è un atto di volontà, è una scelta, però è una possibilità, la possibilità di dissacrare un momento di dolore con la risata, che come le lacrime, la risata è lo stesso talismano, cioè ha un potere enorme in noi. C'è la possibilità di ridere, di vivere una storia d'amore sullo schermo. Se vi va, noi dal 17 marzo siamo al cinema. Corro da te. Vedi Alessia vicina di casa, un pezzo di... Ma dai, non mi giudicare. Ciao. È strano, sembra che tu sia in piedi. Io? No. Perché dici così? È bello sentirsi amati, almeno crederci. Io a questo non ero pronto, non dormo più.